Mister, benvenuto. Innanzitutto a Terni faccio una semplice domanda. Ormai è inutile nascondersi, non dico che la strada, anzi, la strada è bella che tracciate. Siamo al 70% del campionato già trascorso, la squadra è ultima, anche considerando penalizzazioni o possibili radiazioni, la salvezza appare utopica, bisognerebbe fare qualcosa di straordinario. Si può fare chiaramente, però le chiedo cosa l'ha spinta ad accettare questa situazione in questo contesto, semplicemente perché, da cosa è stato convinto, insomma, ad arrivare in questo momento della stagione in questa squadra. Allora, intanto buonasera a tutti. Beh, sicuramente quando uno cambia allenatore a marzo vuol dire che le difficoltà sono alte, sono tantissime. Per me, come diceva prima il direttore, è una sfida quasi impossibile, come avete detto voi, però obiettivamente con 39 punti a disposizione penso che qualcosa si può sperare e si può fare. Io penso e credo che la qualità della squadra non sia da ultimo posto, probabilmente il campo fino ad oggi ha detto questo, quindi è garante di questo, però io credo che si possa fare il massimo. Poi questo lo vedremo alla fine se potrà essere salvezza o no. Io vengo qui con grande voglia, con grande determinazione, e per me è una grande possibilità insieme a questa società e a questo gruppo. Poi cercheremo di fare tutto quello che è fattibile per la salvezza. Alla fine tireremo una linea e vedremo dove siamo arrivati. Visto, lei da calciatore non si arrendeva mai, mi ricordo anche partite compromesse, però l'ultimo a arrendersi, no? Quindi si identifica anche in questa situazione. E poi le chiedo, dove ci mettiamo le mani al di là della scaramanzia? È un lavoraccio quello che attende. Ma come ho detto prima, il mio passato non è mai stato semplice. Ho fatto la mia gavetta da calciatore, da allenatore, probabilmente non tantissimo, però sempre situazioni abbastanza complicate, difficili, dove bisogna comunque lottare e cercare di fare quasi l'impossibile. Io ho visto buona parte delle partite questa notte. Penso che la squadra non è che non abbia qualità. Probabilmente quando uno fa 6 sconfitte di seguito, è un gruppo anche abbastanza giovane, gli episodi non le aiutano e magari la prima difficoltà si molla. Quello che penso, oltre a quello che potrà essere un'idea di calcio, cercare di fargli capire che si può lottare fino all'ultimo secondo, poi dopo, quando uno ha dato tutto, tira le somme e vede quello che si può fare. Però io penso che questa squadra tecnicamente abbia dei giocatori che se la può giocare fino all'ultima giornata. Non penso che sono in grado in questa situazione di poter guardare in faccia per simpatia o per passato o per futuro. Io penso di essere diretto, corretto con tutti quanti, facendo delle scelte che dovrò fare. Potrò sbagliare, ma sempre nella correttezza di quello che vedo e di quello che penso. Ho trovato i ragazzi magari un po' demotivati, scoraggiati, visto anche per loro insomma tutti questi avvicendamenti. Obiettivamente venire da 6 sconfitte, 4 cambio d'allenatore, penso che anche se uno lo pensa, il giocatore obiettivamente non può sentirsi sollevato da queste problematiche, che poi è l'attore principale, lo sa, magari lo vive diversamente dal tifoso, dalla società, dall'allenatore, però penso che non erano sicuramente felici. Però li ho visti nell'allenamento, non posso dire di aver fatto oggi un allenamento dove non erano vivi, dove non hanno cercato di farlo con massima intensità, quindi sotto questo profilo, per essere il primo allenamento, ho visto una squadra che ha voglia. Poi quanto riuscirà a fare non lo so, però non l'ho vista morta. Mister, buonasera e benvenuto. Luca Giovannetti, Corriere dell'Umbria, Telegalileo. Al di là delle situazioni di classifica che sono sotto gli occhi di tutti, l'impressione è che lei debba misurarsi con 2 ulteriori difficoltà in aggiunta. La prima è legata allo staff tecnico, composto da ottimi professionisti, forse addirittura eccellenti, ma che non sono il suo staff, che lei trova qui. Poi erano quelli che collaboravano con Carbone nella prima parte della stagione. Messa fuori discussione ogni valutazione, perché ripeto, sono evidentemente ottimi professionisti, ma non è il suo staff. Secondo, anche qui escludendo qualsiasi
eventuale allusione che non mi appartiene a scarse motivazioni o quant'altro, però in questo gruppo ci sono tanti ragazzi in prestito secco, tanti ragazzi a fine contratto, sicuramente tutti daranno il massimo, ma inconsciamente potrebbe esserci in un finale di stagione dove bisogna marciare alla media di 2 punti a partita qualche problematica in più. Allora, per lo staff io anche nel mio ho delle idee, io sono, non sono l'integralista, sono però il responsabile tecnico e anche con il mio staff le decisioni principali poi le prendo io confrontandomi. Ho avuto il modo di conoscere questi professionisti e loro dovranno conoscere me. Io ho detto soltanto una cosa oggi, che non conta molto in questi 3 mesi, e tutti possiamo fare dei sacrifici in 3 mesi, cosa va bene a Fabio Liverani o cosa va bene a loro 3. Io penso che va bene il massimo per la Ternana. Loro sono rientrati con grande entusiasmo, si sono messi a disposizione totale del sottoscritto. Le linee guida le dà l'allenatore con grande voglia di stare insieme, ho avuto massima disponibilità, quindi non ci vedo nulla di male. Per 3 mesi si può lavorare tranquillamente se si rispettano i ruoli. Nella seconda domanda le dico questo: io le più belle stagioni della mia carriera l'ho fatta 2 volte ed ero tutte e 2 le volte a scadenza e tutte e 2 le volte ho cambiato casacca. Penso di averle risposto. Certo. Poi sta nell'uomo, nella persona. Nell'amor proprio. Io 5 anni di Lazio, al 5° andavo a scadenza sapendo di andare via, ho fatto una delle migliori stagioni essendo capitano. 2 anni dopo sono stato a Firenze sapendo di andare via a fine anno, con una penalizzazione di meno 19, abbiamo creato un grande gruppo, sono andato via che siamo entrati in Champions, ben voluto da tutti. Dipende quello che è il lato umano sotto questo profilo, quanto io umanamente voglio essere una persona che ho dato tutto, e chiunque oggi a Terni di quei giocatori a scadenza o prestito, quando andrò via parleranno bene di me per la persona e non del giocatore. Ma tornando allo staff brevemente, lei ha chiesto alla società di portare con sé qualche suo collaboratore del Genoa o dell'esperienza inglese? No, oppure... le dico perché noi eravamo uno staff molto giovane. I miei collaboratori venivano da settore giovanile, siamo cresciuti insieme, è normale che poi sono molto giovani e avevano bisogno di lavorare. Uno dei due ha lavorato a Pescara per 2 anni con Massimo e un altro da poco era andato a lavorare personalmente il preparatore ad aiutare Girardino come personale. Quindi penso che era giusto che loro trovassero qualcosa e il calcio poi ci si trova, ci si incontra. Non ho queste previsioni. Senta mister, tanto ovviamente benvenuto Massimo Lauretti, azienda dello sport, mi riesco a vederla, eccolo qua, adesso ci riesco. Le parole che ha detto lei, purtroppo l'ha ricordato anche lei, il quarto allenatore, riferita alla squadra, l'impegno, l'amor proprio, il gruppo disponibile, il problema è che l'hanno detto anche gli altri. Però siamo arrivati a 10 sconfitte in 11 partite, ultima in classifica con buon distacco, quindi speriamo di no. Credo che dovrà agire su qualche leva che gli altri non sono stati in grado di trovare, ma non so quale, visto che ce ne sono passati di allenatori. Quindi. Questo ci vuole dire solo il campo, come ha detto lei. Questo è il mio credo del calcio. Poi se sarò bravo riuscirò a trasmetterlo, se sarò meno bravo non riuscirò. Ma le parole a 13 partite dalla fine, poi dopo è normale che diventano quelle se si è cambiato 4 allenatori. Per dire, lei ha detto l'organico è sicuramente un organico di qualità, tra l'altro ampio, perché poi magari ci stanno 5-6 difensori centrali, 5 centravanti, insomma qualche problema ci potrebbe essere anche nell'organico. Però se un organico valido arriva a questo punto del campionato, in questa situazione c'è un problema diverso all'interno del gruppo, è questo l'impegno più grande suo? I problemi sono tanti, penso. Uno è ultimo in classifica a 13 partite dalla fine, i problemi sono tanti. È normale che però dobbiamo cercare di risolvere, tra virgolette, quelli più urgenti, che è il campo. Allora, se riesco, insieme allo staff e a tutti quanti, a toccare qualche corda a cui gli faccia pensare a quello che ho detto prima, cioè a noi,
per 13 partite possiamo avere qualche possibilità. Se continuiamo ognuno a pensare all'io, ce ne abbiamo zero. La domanda al direttore, abbiamo parlato, anche lui hai detto, ma è arrivato fuori il discorso della condizione fisica della squadra, la squadra che corre poco. Io ho estremizzato, ho detto i nuovi non sono pronti, i vecchi non sono in condizione, cioè i vecchi non corrono. Avete riportato in prima squadra lo staff di Carbone che ha fatto due preparazioni con la Ternana, quindi uno più uno, se la squadra non corre un problema di preparazione probabilmente c'è stato. Posso fermarlo subito? No, lo dico io. Per capire. Parlo per il mio adesso. Oggi il responsabile sono io, la gestione la gestisco io, l'allenatore sono io, a prescindere che mi avvalgo del direttore del preparatore atletico, ma il responsabile della preparazione atletica, tecnico e tattica sempre e solamente io. Cioè qualsiasi cosa che si fa è avallato da me che sono il responsabile, aiutato e supportato da loro. Quindi tutto quello che si farà da oggi in poi sul campo si fa insieme, ma è avallato totalmente da me. Che partite ha visto mister? Ha detto, ho visto una serie di partite. Beh, ho visto le ultime, ho visto Ternana Provercelli, ho visto Verona Ternana e Ternana Latina. Le due partite interne hanno destato, diciamo, molta delusione. Sì. Che è mancato secondo lei dell'aspetto mentale complicato, a livello tattico, non lo so. Delle volte, ma questo è un po' così al. La mia sensazione è che specialmente poi negli ultimi 10 minuti subentra tanta ansia, tanta paura del risultato e probabilmente viviamo poco la percezione del pericolo in certi momenti della partita. Cioè quello che io vorrei e cercherò di aiutare a capire ai ragazzi è che la percezione del pericolo il difensore dovrebbe avere innata nella fase di non possesso. Cioè pensare in negativo sempre, allora può darsi che riesco a togliere qualche cosa. Il pensiero del difensore tra virgolette deve essere sempre in negativo e poco in positivo, allora può darsi che riesco a salvare. Faccio proprio un esempio brutto, no? Il salvataggio sullo 0-0 di Medel domenica è un salvataggio di uno che pensa negativo, non pensa Andanovic para. Andanovic può essere superato. Cioè quelle percezioni che secondo me in certi momenti della partita possono aiutare molto di più. Questo è a primo impatto. Poi è normale che non sono gol bellissimi da parte degli avversari, no? Sono poi bianchi il tapin davanti al portiere arriva prima. Sono situazioni che poi quando le cose sono negative purtroppo ci sono anche queste, no? Parata del portiere e torna sui piedi dell'attaccante invece che del difensore. Quindi quando si è in cudine bisogna essere ancora più attenti, ancora più di questo che dicevo, di percezione del pericolo, di sensazione sempre negativa, perché io vengo da un momento negativo. Oggi io devo pensare per forza, perché l'episodio negativo oggi a noi ci va contro, quindi devo cercare di prevenire. Sente, diceva che ha visto Ternana Provercelli. Sinceramente, al di là della sconfitta, voglio dire che abbiamo tutti l'importanza di aver perso, però secondo me ci sono stati due fatti, due episodi, al di là di chi li ha commessi o meno, che testimoniano uno stato confusionale della squadra, uno stato di non so come definirlo, però forse è stato confusionale e i giocatori, l'espulsione e l'intervento, non so se hai visto l'intervento di Coppola subito dopo nel primo tempo. Quindi sono testimonianza, credo, di una situazione grave sul piano mentale, no? Soprattutto se commessi poi questi due fatti da giocatori che hanno una certa esperienza. Vedi, cioè, se capita a Germoni lo posso anche capire un giorno, ma che capita a un giocatore o due giocatori che hanno esperienze di Serie A, di Serie B, preoccupa ancora di più, credo, no? No, ma questo io penso che i ragazzi sono i primi a saperlo, no? È normale che il giocatore d'esperienza deve mettersi al servizio, non deve essere il salvatore della patria, ma deve essere al servizio della squadra. Come dicevo prima, non c'è un giocatore in questa squadra che può risolvere i nostri problemi. Non c'è.
c'è un gruppo, insieme si può fare. È normale che se io lascio la squadra in 10, se io creo ancora più difficoltà a una squadra che già viene da, questa è la terza sconfitta consecutiva, è normale che se io la lascio in 10 e io gli creo problematiche, nervosismo, diventa sempre tutto più difficile. Devono essere bravi a capire il momento ed aiutare e non a creare dei problemi. Ma questo sicuramente lo possiamo concedere più a un giovane. Ad oggi penso che non abbiamo più tempo di concederlo né al giovane né agli esterni.